wanna know a secret. Ciao a tutti ragazzi, sono il vostro Darius T, oggi siamo su Brave Frontier RPG. Dal 4 al 13 marzo andate nel dungeon del Vortice, ci sarà il dungeon dell'Eclissi del Custode con questa bellissima persona qua, il Keymaster in inglese, qua adesso non so come si chiama. Allora, cercate di catturare questo mago di luce e scatenate i poteri della sua combo di luce e tenebre. Esatto, fa il Brave Burst che attacca con 9 colpi su tutti e è una combo di luce e di oscurità. Questa è la mia mono dark, perché ho voluto fare la mono dark dato che lui è di luce. Ci ho messo Shida a 3 stelle perché volevo fare la mono dark, se no ci avrei messo Sephia. Andiamo a vedere le unità che uso: un Magris a 6 con il Breva 7, una Kikuri a 72, finalmente una Alice col super a 3, la mia piccola, e l'Ico all'80 con la Muramasa. Allora, andate nel vortice qui e noi faremo il livello 2 da 35 di energia, Eclissi del Custode. Ora cerchiamo un bel, non c'è un Magris, quindi appena trovo un Magris incominciamo. E vabbè, dai, alla fine abbiamo tenuto questo Magris qua perché era l'unica scelta. Ho chiuso e riaperto il gioco un paio di volte, sempre lui veniva, quindi è l'unico motivo per cui ho scelto lui. Mi stavo stancando. Livello 3, è livello 2 in realtà. Sì. Aspetta, che mi... mi ricordo, sì, livello 2. Alla fine ci danno la gemma, molto comodo, perché l'altro giorno ho usato la gemma per aumentare gli spazi delle unità, perché era veramente un punto critico. E altro motivo, vedete gli effetti in lotta, perché a me piace veramente tanto come attacca Glinea, o Glinea, come lo volete chiamare. Mi piace tanto l'animazione dell'attacco e del Brave Burst. Io vado contro a tutti quelli che dicono che fa schifo, a me piace Glinea. Lo metterò nella squadra per l'arena, che l'abilità leader aumenta del 30% l'attacco delle creature di luce e oscurità. Fa 9 colpi il Brave, attacco normale fa 3 colpi, dando 2 cristalli ogni colpo, quindi per un totale di 9. Non è il massimo, ma è bello. Soprattutto mi piace perché sono un amante di Kingdom Hearts. Quindi, dopo, sperando di catturarlo al primo colpo, si spera. L'unico tipo che mi piace per Glinea è il tipo anima. Credo che anima per lui debba essere per forza, dato che non ha le statistiche molto alte, scusate, intanto abbasso. Non ha le statistiche molto alte, perché comunque rimane un 5 stelle gratis. E dopo, beh, quindi gatto che è gratis, non è che... Ok, che le maiden sono tanta roba, ma delle voci che circolano in giro sono che faranno Glinea a 6 stelle tra poco in America, sperando, quindi teniamocelo buono. Poi, altra cosa da dire: in questo dungeon si possono catturare Nemia, Galant, ecco, loro stia, loro. Per chi magari non ce li avesse ancora. Io ho tutti quanti parte, come si chiama? Vabbè, tranne loro due, io non ho loro due. Non ho mai trovato loro, no, Stia ce l'ho. Galant non ho mai avuto. E probabilmente neanche Obor. No, adesso mi uccidono Shida. Ok, no. No! Non attaccare Shida!
uccide rimane in vita. Boom. Tan tan tan. Wow, quanta vita. Ah sì, per Lico. Morirà? Sì, dai. Intanto abbiamo maledetto Stia, non me ne ero accorto. Così non può fare il Brave. Niente Galant. E invece adesso l'ha fatto il Brave. Yeah. Dai, 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 dai. Muori, Stia. Ok, il turno dopo, il turno prossimo è morta. Dopo vi farò vedere. Dopo vi farò vedere, vabbè, non è che c'è tanto da vedere. Per il super di. No, morto. Per il super di cosa? Di Alice, che recupera la vita. No, ma tanto alla fine uso, voglio usare Shida, quindi lo rianimerò. Ma che siamo sicuri di batterlo in un colpo a coso? A Glimmer. Tanto neanche Stia abbiamo catturato. E vabbè. Capita. Battaglia 5 di 7. Ah, manca ancora una maiden al. Manca ancora una maiden a. Ciao. Al rapporto, che è quella di luce. Tanto alzo, perché mi va di sentirlo. Quella di luce è l'unica unità delle maiden che non attacca tutti o un singolo nemico, ma attacca a caso. Va a random. Non è che è molto bella, però. Va a random come Douglas col Brave e come Rameldria col Brave normale, non col super. Zegar. Vediamo quanto gli togliamo. Se è più di metà vita. No. No, ok. Allora, quando avrò battuto Zegar, allora rifarò sorgere. Porterò in vita di nuovo Shida. Lento. Ok. Dai, un bel critico. Sì, però. Ok. Prossimo turno si fa rivivere Shida. Sempre se non mi muore prima che curi. Tum, 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 tum. Oh mio Dio. Comunque io ho portato gli stimolanti tanto per, dato che ci tolgono dalla paralisi e la paralisi è una cosa brutta. Ma la cosa credo che sia meglio è. Com'è che si chiama? Le pozioni Fusion che ci ridanno il Brief Burst. Zegar è morto e lo catturiamo? No. Niente zebra, intanto mi attaccano il povero Shida. Meno male che fanno solo due colpi. Ok. Dai, 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 niente. Comunque questo qua è lo Shida che, diciamo, hanno regalato quelli di Brave Frontier RRPG. Se lo volete anche voi uno Shida e non l'avete ancora ottenuto, andate nella pagina di Facebook, fatelo col computer. Andate nella pagina di Facebook di Brave Frontier RPG, andate nella sezione altro, comunque a destra, e fate coupon di Shida, una roba del genere, e seguite il procedimento e vi sarà dopo regalato uno Shida, a caso. Il mio oracolo, perché io sono fortunato con gli oracoli.
Vediamo. Vediamo. Ora io non so se lo batto in un colpo o no. Comunque, perché io volevo vedere, volevo farvi vedere l'animazione. Andiamo con i Magres. Vabbè, troppo prima. Adesso ve lo spiego, il super di Alice attacca, fa 13 colpi e ci rifà guadagnare vita. Sì, non lo batto in un colpo perché... Vedete la vita che sale? Ok, abbiamo anche diminuito la difesa con Lico. Ed ecco Glinia che è l'attacco di Glinia. Questo è figo. Sei il brave. Sì. No, è differente dall'americano, perché nell'americano c'erano le piume. Adesso non so se mi sbaglio, ma se non mi sbaglio ci sono le piume. Quindi l'animazione è diversa. Vabbè, vediamo se l'abbiamo catturato. Oh, dai, dai, dai. Niente, Glinea. Va bene ragazzi, adesso state qui. Adesso cerco una Skullmold e facciamo la squadra con Skullmold perché ho voglia di farlo anche con Skullmold, sto dungeon. Così vediamo se si riesce a fare anche con Skullmold. Quindi, a tra pochissimo. Eccoci arrivati al boss. Allora, una cosa che mi sono ricordato adesso di dirvi è che abbiamo finito il dungeon, ma io vi ho fatto finire prima la visual, cioè la roba, no? Che voi non avete visto. Ma non ci ha fatto prendere la gemma, io non capisco il perché. Vorrei tanto saperlo. Spero che dopo mi arrivi. Perché mi serviva quella gemma. Senza gemma non si può andare avanti. Dopo vedo se facendo il livello 1 mi danno la gemma, dato che magari devo farli tutti e due, ma non credo funzioni così. E intanto abbiamo ingiurato il nostro Glinea. Glinea può essere qualsiasi affetto di stato, però ha una alta resistenza. Ma noi l'abbiamo ingiurato con... Chi è che ingiura qua? Con Emi? Con Emi. A un prossimo turno, probabilmente, morto. Già. L'ingiuri... Dai. Ah, è valento, eh? L'ingiuri dura 3 turni. Vabbè, più o meno questa qua è la squadra di Skullmold, quindi vedete, no? Si riesce benissimo a fare Glinea anche con le Skullmold. Io ho portato questa squadra perché è l'unica che ho. Avevo anche la Maiden di terra, ma è più forte Emi. Vediamo se riusciamo a batterlo in questo turno. Sì, morto. Vediamo se riusciamo a catturarlo. Sì, spero. Dai, dai. Dai, Glinea delle chiavi. Dai, dai. Niente, Glinea, porca miseria. Vabbè, si può catturare sia al 3 che all'1. Quindi, sia al 3, sia al livello 2 che al livello 1. Quindi andatelo a fare. Se lo volete, tanto per collezione, perché non so quando lo rimetteranno. Quindi, se lo volete avere come collezione, va bene. Va più che bene. Il livello 2 dava di energia 3, no, 25 tipo, il livello 3 35. Vabbè, ragazzi, il video è finito. Ci vediamo al prossimo video. Grazie per aver visto il video. Al prossimo video. Ciao ragazzi!